chance in più in caso di vittoria del proprio candidato presidente scatta automaticamente il diritto ad un seggio a sala d'Ercole e così sia a sinistra sia a destra. Sono partite le grandi manovre per la formazione del cosiddetto listino ovvero la lista di candidati che fa capo direttamente all'aspirante governatore. Se quest'ultimo viene eletto lo sono anche tutti i componenti dell'elenco. Con la riforma elettorale che ha ridotto a 70 i seggi dell'assemblea regionale in questa competizione il listino sarà un po' più corto rispetto al passato oltre al candidato presidente sono infatti sei posti in lista e così è partita la corsa tutta interna alle coalizioni a cominciare dal centrodestra dove i partiti sembrano quantomeno d'accordo sulla regola generale i sei posti infatti saranno espressione di ciascuna delle liste presenti forza italia indicherà quasi certamente un uomo e una donna probabilmente saranno il coordinatore Gianfranco Micciche e Bernadette Grasso per l'UDC di Cesa il nome più caldo è quello del deputato Trapanese Mimmo Turano, la lista popolari e autonomisti metterà insieme i candidati provenienti dal movimento Idea Sicilia di Roberto Lagalla, dal Cantiere Popolare di Saverio Romano e dall'MPA di Raffaele Lombardo. Qui i papabili sono due. Totò Cordaro e Roberto Di Mauro. A questo punto però mancano le donne. Una potrebbe arrivare dalla lista di Fratelli d'Italia e noi con Salvini. Si tratta di Carolina Varchi. La terza candidata a Rosa arriverebbe a quel punto dal movimento di Musumeci, in Polla la Grigentina Giusi Savarino. Un po' più difficoltosa pare oggi la formazione del listino del centro-sinistra, ma anche qui si parte dalla distribuzione dei posti tra le forze politiche a sostegno di Fabrizio Micari. Quasi certa la presenza in quota Sicilia fu. Del coordinatore regionale Nicola D'Agostino, una mossa che servirebbe anche a rendere più aperta la corsa per un seggio nel catanese, per lo stesso motivo, ma stavolta legato alla competizione del Messinese, potrebbe trovare posto nel listino il presidente uscente dell'Ars Giovanni Ardizzone. Una delle donne, invece, verrà fuori quasi certamente dal megafono: si tratta dell'attuale vicepresidente della regione Mariella Lobbello. Per alternativa popolare, invece, il nome caldo è quello del siracusano Vincenzo Vinciullo. Molto meno chiara la situazione all'interno del PD. Il partito infatti non avrebbe ancora discusso pubblicamente la questione. Nessun nome al momento sembra certo di entrare nell'istino di Claudio Fava. Per lunedì è prevista una riunione proprio per sciogliere questo nodo. Molto più chiara la situazione nel Movimento 5 Stelle. Il candidato Giancarlo Cancelleri ha già ufficializzato i nomi. Nel listino andranno i capilista nelle varie province, escluse quelle di Agrigento ed Enna. In particolare sono stati scelti i più votati alle ultime regionarie. Un criterio che non è stato seguito solo a Palermo, dove Salvatore Siragusa l'ha spuntata su Giampiero Trizzino. Gli altri componenti: il trapanese Sergio Tancreti, la catanese Giannina Ciancio, il siracusano Stefano Zito, la messinese Valentina Zafarana e la ragusana Vanessa Ferreri.